La famiglia italiana vuole vivere in campagna, è quanto rivela AgriLife 2015, indagine compiuta dall'Università La Sapienza di Roma, l'Università Mercatorum e l'azienda romana Mercati in collaborazione con AgriTour, il salone nazionale dell'agriturismo e dell'agricoltura multifunzionale che si terrà ad Arezzo Fiere dal 13 al 15 novembre. L'85% degli ospiti di un agriturismo è infatti formato da famiglie, circa il 60% si ferma per una settimana o più, concedendosi una ampia esperienza di fruizione. Quanto alla provenienza geografica, gli italiani sono circa un terzo, mentre il 44% è costituito da europei e il 16% da nordamericani. Dei dati emersi dall'analisi si parlerà ad AgriTour, unico grande appuntamento in Italia dedicato al mondo della vacanza rurale, che torna ad Arezzo Fiere Congressi per la sua 14ª edizione. Un ricco calendario di eventi con convegni, presentazioni di indagini e ricerche di settore, seminari, degustazioni, borse turistiche e dimostrazioni pratiche per entrare a diretto contatto con il mondo dell'agriturismo e della vita in campagna. La parte veramente interessante e importante per gli operatori agrituristici è proprio la parte di formazione, di comunicazione, la parte normativa e il B2B in cui gli agriturismi incontrano decine di operatori esteri, di tour operator, che ormai da 14 anni frequentano appunto i nostri incontri di business. Un settore, quello dell'agriturismo, che sembra non conoscere crisi. Secondo i dati Istat, nel 2014 il numero delle aziende italiane ha sfiorato quota 21.000, con un aumento di oltre 400 unità rispetto al 2013. La Toscana, con 4.108 strutture, e l'Alto Adige, con 3.098, si confermano le regioni nelle quali l'agriturismo è maggiormente radicato. In contemporanea con AgriTour, dal 13 al 15 novembre, Arezzo Fiere ospiterà la seconda edizione di STES, il Salone Toscano dell'edilizia sostenibile. Al suo interno l'Istituto Nazionale di Bioarchitettura presenterà il progetto Case di Paglia con la costruzione di un esempio pratico all'interno dello stand. Proponiamo delle micro case, case visitabili a grandezza quasi naturale e fatte di legno e di paglia. Quindi materiali fortemente rinnovabili e reperibili anche nel territorio, quindi con una filiera corta.